Ciao. Oggi vi parlerò del 3D, che sarebbe tramite glitch. Questo sarebbe il 3D. Allora, la visuale in 3D esiste, la potete anche trovare anche su vari altri livelli, che l'hanno messa pure da scaricare, va bene. Questo l'ho fatto io, ho fatto tutto io, però fatto così non lo trovate, però stavo pensando in qualche modo di metterlo a, per scaricarlo con tutto il livello, va bene. Perché questo come si muove benissimo, è il migliore diciamo per come si muove tutto. E mo vi spiegherò anche come è stato possibile crearlo di fatto così. Allora, ok, allora in poche parole, allora il glitch che fa che rende la visuale in 3D sta qui. Oppla. Sarebbe questa cosa che vediamo qui, questo chip messo di sbiego così, va bene. E questa è l'impostazione come sono state messe le telecamere, senza che ve lo sto a spiegare, tanto è inutile, tanto c'è già fatto, quindi va bene così. Perché è un po' complesso in ogni caso. Allora, il problema è che il personaggio non può girare, non può svoltare a destra e a sinistra, può solo andare avanti e indietro, cioè su e giù e a destra e a sinistra può andare, solo di così e su e giù, perché sennò la visuale si impazzisce. E quindi c'è bisogno che tutto il livello si muova, quindi il livello che si muove intorno a lui, che gira, ma il personaggio rimane sempre fermo. Allora, la novità più grande che ho introdotto è, cioè la cosa che ho inventato, ho diviso il livello in 6 parti, come vedete, sono 6 blocchi in tutto. Allora, voglio spiegare il meglio possibile, anche se è un po' complicato. In poche parole, quando il personaggio sfiora il pavimento, questo qui fa attivare questo, voglio farlo vedere, fa attivare questo bullone a motore. E che viene azionato col nostro analogico, quello dove noi cambiamo per girarci, che usiamo per girarci. Quindi in poche parole, quando il personaggio sta qui e dentro questo quadrato, il livello ruoterà da questo, con questa colonna. Allora, questa sarebbe la colonna diciamo, e il livello ruota intorno a quella colonna. Quando sta in quest'altra parte, ruoterà da qui. Cioè, in base a che punto stiamo, il livello ruota da quel punto. Mo' è complicato spiegarvi il perché, però se vedete gli altri livelli capirete, cioè quando svoltate tutto il livello si muove tutto male, vi viene addosso il muro, è un po' complicato. Comunque va bene, ve lo renderò scaricabile tra un po'. E comunque su per giù in linea di massima, questo è il livello, è il segreto. Poi, senza che vi sto, vi faccio vedere più o meno il chip. No, questo non è, dice tanto. Qua sta il sensore, pieni e decenti. Che quando sente il colore verde, che lui ci ho messo una chiave magnetica verde, quando sente quel colore che lo sfiora, si attiva questo bullone. Se sto qui si attiva l'altro, se sto qua si attiva quest'altro. E il livello ruoterà
da questo punto. Questo è il punto due ruota. Perché nell'altri, comunque, nell'altri quadri che troverete, il livello ruota sempre, cioè se voi state in questo punto, mettiamo caso, facciamo finta che siamo qui, no? Vedete il dito mio. Se ruoto il livello, solo ruotandolo farebbe così, farebbe. Si muoverebbe tutto, vedete? Pum, e sbatterei sul muro. Perché il livello ruoterebbe sempre dal centro, non quell'altri. Invece il livello dovrebbe ruotare sempre dal punto dove stiamo. Dovrebbe ruotare. Se ad esempio stiamo qua di lato, se il livello ruotava, ecco cosa succedeva. Boom. 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 Ecco. Invece in questo caso che ho fatto io, ruoterebbe così il livello. Vabbè, comunque non so se ci siamo capiti, però vabbè. Va bene, ciao.